Laura Picchioni. Sì, ciao Lauretta. Ciao. Io ti conosco, ti ho visto giocare. Parlami un po' di questa partita, Laura. Allora, la mia avversaria correva molto, riprendeva tutto. I primi game ho tirato, poi mi sono impicciata nel gioco suo e quindi visto che riprendeva tutto ho fatto fatica a fare il punto e mi sono messa a pallettare con lei. Errore? Sì. Errore. E a volte, lei era mancina e aveva questi colpi tipo back e poi a volte provavo a tirare il dritto e quando lo tiravo angolato bene non lo prendeva, se lo tiravo al centro lo prendeva. Era facile per lei rimettere. Insomma, mi sembra di capire che sei entrata nel suo gioco, dicevi. Sì. Che è un gioco di grande regolarità, perché sì. Dove tu insomma hai trovato qualche difficoltà. Sì. Ecco, ma qualche colpo di chiusura tu ce l'hai? Ce l'hai un colpo segreto che me lo vuoi dire adesso che oggi non hai tirato? Dritto lungo linea. Dritto lungo linea, non hai giocato oggi? Il primo game ne ho fatte 3 a chiusura. E poi lei aveva un servizio non molto forte, quindi era facile tirare. E non ci sei riuscito, non l'hai fatto insomma. Hai sentito un po' la partita? Hai sentito, nel senso che eri un pochino preoccupata, sentivi che il braccio non andava via sciolto, come ti dicono sempre di fare. Cosa ti dice il maestro Fabrizio? L'ultima volta che ci siamo visti, che cosa ti diceva? Diceva di tirare. Tirare, sciolta, tirare. Te lo ricordi? Sì. Io ce l'ho registrata sta cosa. E quindi bisogna farlo questo. Sì. Perché la tua avversaria sì che corre, ma quando tu tiri la tua botta, insomma. E poi non ho giocato diagonale, li ho giocato tutti sul dritto e cioè non aveva un dritto forte, non aveva questi colpi fortissimi, però lui faceva le cose che... Faceva delle cose facili, strane, faceva delle cose strane e però... Ti sei trovata un po' in difficoltà. Va bene Lauretta, questa partita è una partita dalla quale hai imparato che cosa? È che con le mancine li devo tirare diagonale e sul rovescio. Capito. E poi devo imparare a tirare di più il dritto, devo tirare il dritto e avere coraggio. Va bene, e questo servono le partite, servono gli incontri. Noi ti salutiamo perché sei una ragazza, a noi fa veramente piacere seguirti perché tu ce la metti sempre tutta. Tu ce la metti tutta, oggi ho incontrato Claudia di Battipaglia. È una ragazza che insomma la seguiremo, vediamo un po' dove arriverà, va bene? Sì. Ciao Lauretta, ciao. Saluta tutti, ciao.